Ciao! Maurizio Mannoni! Ciao a tutti! Non ti aspettavo, scusa! Ci stiamo già sforando? No! E sei venuto? Non ti preoccupare, siamo in perfetto orario. Siamo in orario. Perfetto orario. Solo che sono stato citato, sentito, quindi sei evocato. Ma, però ti voglio... L'altro, una cosa, so che c'è uno sceicco che mi vorrebbe sposare. No, sì, però ti voglio... Non so, ti deludo? Allora, non se è... C'è, se è presente, magari fare una conoscenza, sai, però ti voglio dire... Se butta via niente. Esatto, però in questo programma succedono cose a mia insaputa. Ecco, per esempio, ecco qua, è questo. Io ho paura che sia per... Io del buio ho paura, siamo vicini. Ecco, questa musica che ti dice? Francia Lusini! Fa sempre venire un colpo. Storie maledette, collega. Grande collega. No, infatti, guarda, io ho un grande piacere, mi viene a trovare, ma non capisco perché mi perseguita. Dandini, sì, scommetto che per lei è un piacere vedermi, no? Sì. È un piacere. Anche per Mannoni. Appunto, sempre il piacere, sempre il sesso selvaggio. No. Cerca il geometra Dandini, diciamo la verità. Ma si contenga, stasera non siamo qui per parlare dei suoi baccanali orgiastici. No. Oggi, a storie maledette, tratteremo il pernicioso caso di un uomo che ha fatto della voluttà sanguinaria il suo unico credo. Ma chi è? Maurizio Mannoni. No, la prego, è venuto. Venga, dottor Mannoni. No. Venga. No, ma guarda, non è il caso, Franca. Non fugga dalle sue responsabilità, venga. Ecco, siete si accomodi. Amici, siete anche avvocato Dandini, lei non c'entra nulla in questa cosa, non è il momento della sua arringa. La prego, si ritiri nel suo buio caravaggesco di grazia. Bravo Mannoni. Buonasera, dottoressa. Buonasera, dottoressa. Chiama se hai bisogno. Buonasera. Maurizio Mannoni, non faccia il cascamorto con me, non attacca. Ecco, noi sappiamo tutti che da tempo lei persegue un piano spietato. È noto che col favore delle tenebre, Maurizio Mannoni usa entrare nelle nostre case. Il passo felpato, l'aria rassicurante. Ma quest'uomo diabolico ha in mente un unico scellerato obiettivo. Suggere sangue da chiunque si trovi davanti al televisore, perché, diciamo, è proprio questo che lo mantiene in vita. Sesso e sangue, sangue e sesso, sesso e sangue, sangue e sesso, sesso e sangue, sangue e sesso. Quale sesso? Non è vero? No, è solo un TG notturno, niente di più, no? Non lo neghi, Maurizio Mannoni, non lo neghi, è scritto nei miei faldoni, no? Si crede un vampiro, diciamo la verità, lo ammetta, sono millenni che non vede la luce del sole. Ecco, ma perché si muove sempre lungo la sottile linea della notte? Come mai nessuno l'ha mai vista nell'edizione delle 12? Ce lo dica, ma... Beh, guardi, sono passati tanti anni, ma se non ricordo male, ai tempi di Sandro Curzi... Non ricorda lui, anche lei. Non ricordo. Ma noi sì. Vidi anche noi sì. Del sole. Noi ricordiamo benissimo Mannoni e sappiamo bene che lei non è in grado di reprimere i suoi istinti belluini. Ecco, il suo fastidio, lo si vede, no? È palese, si manifesta fin dalla sigla del TG. Parte sta musichetta insulsa e lei già vorrebbe fare una strage, diciamo la verità. Del resto, volte, non lo neghi. Ecco, bravo, non lo neghi. Lo dica che vorrebbe condurre il TG appeso a testa in giù come i pipistrelli. Vedo delle difficoltà tecniche, ma poi non credo che la nostra direttora sarebbe molto d'accordo. Nonostante l'aspetto belloccio, perché diciamo la verità, lei ha ancora un bell'uomo, no Mannoni? Grazie, dottoressa. Mi piace Mannoni. E queste guanciotte consolanti, è chiaro ormai a tutti che lei è un vampiro, no? Non a caso, al suo apparire sullo schermo, gli spettatori brandiscono dei telecomandi di frassino. Vade retro, approfondimento! A questo urlo fanno. Sì, addirittura. Dica la verità, appena finisce linea notte, lei non vede l'ora di sfilarsi il microfono e di andare a dormire per rientrare in casa nel sarcofago. Ah. L'unico luogo dove, peraltro, lo possiamo capire, non arrivano le repliche di Un posto al sole. Poraccio, lo ammetta. E se la fanno ritardare, lei è pronto a decapitare tutti i conduttori. Non tutti, ma qualcuno. È vero.
Malvagio esecrabile, lo ammette. È vero che la sua collega Bianca Berlinguer ha lo studio imbottito di aglio per difendersi dai suoi attacchi vendicativi, è vero? Beh, quello magari sarà per Corona, per Mauro Corona. Diciamo, più probabile. Ma io le do una notizia, Maurizio Mannoni. Il suo piano è destinato a fallire. Noi sforeremo per l'eternità e lei quella linea non l'avrà mai. Ma questa è un'altra storia maledetta. Serena, che succede? Scusa, devo fare? Non posso fare. Dove è molto stanca, si addormenta, facciamola dormire. Sai cos'è? È che veramente vi sfruttano forte tanto a Rai 3, eh? Ah, tutti i delitti bianchi. Anche tu ne sai qualcosa, dai, diciamo la verità, no? Non hai tutti i torti. Maurizio, ehi. Ma devi scappare. Sì, inizia il programma. Anzi. Scusa, ma ti sforavi da te stesso. No, arriva. Tra l'altro siamo in un periodo un po'... delicato, questioni internazionali, tensioni, quindi vado subito. Sono molto felice che sei venuto un po' a alleggerire con noi, a scherzare, sì. Anche se il momento... Io corro! Vai, devi correre! Devo correre! 2 minuti e mezzo, però c'è molta pubblicità tra me e te, ne mettono tanta. Siamo un po' di pubblicità. Dai la linea, Lignanotte! Grazie, arrivederci a tutti! Lignanotte!